Benvenuti ragazzi alla terza puntata di Stellaris con l'espansione Synthetic Dawn. Abbiamo trovato i nostri primi vicini, ci stiamo espandendo, non siamo ancora al massimo dei sistemi che possiamo colonizzare, anzi siamo ben lontani. Siamo comunque in fase di colonizzazione per il quarto pianeta, qui. Non ci troviamo in una situazione così rosea, anche perché i nostri vicini. Technological acquisition Tut per successful. quanto xenofoni, potrebbero darci delle rogne. Facciamo subito una ricerca per, direi, portare avanti spare parts depot. Ma sì, facciamolo. Una cosa che abbiamo lasciato indietro per l'altra volta è la scelta delle tradizioni. Dovendo vedere, ce ne sono due nuove, come abbiamo segnalato l'ultima volta, e sono Versatility e Synchronicity. Fra le due, vediamo questa dal 50% dei leader che sono gli assi di Suffer Breakdowns, quindi i leader durano di più. Building Build Speed aumentata del 20%, che male non fa. Unrest è ridotto del 20%, però quello non dovrebbe darci problemi di base. Se siamo in una defensive war, abbiamo più velocità di costruzione delle navi e più 15% di fire rate. Questo potrebbe essere buono. E l'ultimo, Organized Sanctuaries are upgraded to Organic Paradises. Quindi oltre alla happiness più 10, anzi. Se lo adottiamo tutto, abbiamo più monthly influence, che potrebbe essere una buona cosa. Mentre Versatility, più 50% di opinione, più 20%, ma solamente con altri Machine Empire. Quindi questo è più facile fare una federazione. Predator Capacity è aumentato di 2. Machine Modification Points è aumentato di 1, quindi questo è tutto per il miglioramento della specie, praticamente. Unity Output è aumentato per 5% per ogni risorsa strategica, fino a massimo del 30%. E il leader level cap è aumentato di 1. E poi un increase your buildable pops resource production by 5%. In addition, we will unlock one ascension per slot. Questo però lo fanno tutti, ovviamente. Pops resource production by 5%. Ah, e poi se lo adottiamo riduciamo il costo, mentre qui aumentiamo la velocità. Sono da fare entrambi, probabilmente. Forse prima delle altre quattro. Fra le due, Synchronicity è quella che mi piace un po' di più, almeno inizialmente. Planetary surface settlement established. Perfetto. Questo è l'altro pianeta. Eccoci qua. Construction complete. Purtroppo qua costerà di più costruire, ma c'è poco da fare. Dobbiamo fare assolutamente dell'energia. Quindi iniziamo a togliere tutto. Perché siamo sotto, come potete vedere da questo meno 10. Adesso qua le stiamo costruendo. Questo pianeta ne ha veramente tante. Alfa Centauri. Qui direi di fare anche così, decisamente. Anomalous surface variable detected. Abbiamo trovato un'anomalia qui, probabilmente. No, questo. Dov'è la nostra science? Sì, livello 1, facciamo subito la ricerca. Allora, non sta andando male l'esplorazione. Tutto sommato anche la produzione, sui 63 turno non sono esattamente banali. Construction complete. Perfetto. Situation log adjusted. Facciamo che assolutamente questo mondo da 22 non è neanche male. È da pensarci. Ok,
Secondo me una cosa fondamentale sarà decidere quando, sarà assolutamente decidere quando permettere alla popolazione, umana di andare sugli altri pianeti, perché purtroppo ogni posto che occupano non è più utilizzabile e non Special possiamo. project complete. Oh, ottimo. Eras un artifact recovered, quindi uno degli artefatti dei nostri progenitori, e 101 di engineering, che male non fa. Quindi dicevo, il problema è decidere quando può essere eventualmente il momento adatto per spostare le popolazioni umane anche su altri pianeti. Una cosa che avevo pensato, ma non so se è fattibile, è a un certo punto magari decidere di abbandonare la Terra con tutte le popolazioni robotiche e lasciare la Terra Technological eventualmente. acquisition successful. Però questo non so se è fattibile, nel senso che la Terra è comunque il posto più avanzato che abbiamo. Direi di andare avanti con gli scudi e possiamo fare un bel balzo in avanti alla nostra produzione di energia. Intanto stiamo anche facendo una seconda colonizzazione per System Alpha survey Centauri complete. Secundus. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di finire la mappatura Construction di complete. Eskelion. Facciamo dopo. Nei contatti, loro ci sono comunque superiori come Fleet Power, ma per il resto va tutto bene. Buono. Abbiamo una nuova capacità. Oh, abbiamo il massimo di influence. Vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante come influence. Per esempio degli editti. Direi decisamente di sì, di abbassare il costo. Considerando quanto lo stiamo facendo, potrebbe essere una buona idea fare lo editto in tutti quanti. Beh, non lui, ovviamente. Questo ci riporta un po' indietro come influence, ma tanto siamo messi molto bene. Construction complete. Vediamo se possiamo modificare qualcosa delle nostre corvette. Planetary surface settlement established. Decisamente poco. Anzi, qualcosina sì si può fare, in realtà. System survey complete. Possiamo aumentare i thruster, ma non abbiamo molto altro. Ship augmentations completed. Vediamo, qua abbiamo fatto tutto. Non abbiamo più niente da costruire. Sì, abbiamo ancora qualcosa da costruire, ma se non sbaglio, qua è perché sono attorno, ecco, infatti, a questo pianeta, che è molto figo. Technological Tutto acquisition sommato potrebbe successful. essere anche una buona idea. Core System più no, direi che è inutile. Proviamo Colonial Centralization. Questo pianeta è veramente minuscolo. Questo pianeta è veramente minuscolo. Questo tutto sommato è il migliore fra tutti. Ci ragioneremo. System survey complete. Anche se come prima cosa dobbiamo prima continuare la costruzione su questi altri pianeti. Nutrient Past Facility. Facciamolo. E questo invece è una Spare Parts Depot, che sostituisce probabilmente l'ospedale, il Frontier Outpost o qualcosa del genere. O la Frontier Clinic. Costruiamoci anche Construction una complete. popolazione. Construction complete. Stiamo andando abbastanza bene, direi. Direi che Construction complete. buono. Direi che abbiamo bisogno di aumentare l'output System survey scientifico. complete. Il più possibile.
E poi dobbiamo aumentare anche questo. Unity non dovremmo essere messi male perché tutte qua, ricordiamolo, tutte quante gli edifici, quelli dove stanno gli umani, danno Unity. Oh, possiamo modificarci. Direi che questo è buono. Fraster direi di no, anche perché se non sbaglio l'abbiamo appena cambiato. Corvette Assembly Yards potrebbe essere una buona idea. Afterburners no. Andrei così. E poi vorrei andare finalmente a vedere che, perché possiamo modificarci. Giusto? Possiamo fare un create template. Oh, perfetto. Possiamo togliere il bulky a tutto quanto. Non male. Apply template. Situation log adjusted. Buono. Abbiamo tolto il nostro difetto. Con i prossimi punti aggiungeremo invece degli altri tratti positivi. 541 mesi non è esattamente uno scherzo. Questo vuol dire che la nostra tecnologia, la nostra ricerca tecnologica ovviamente rallenterà, ma c'è poco da fare. Technological acquisition successful. Benissimo. Andrei di Energy Grid perché ne abbiamo bisogno e possiamo modificare le nostre navi. La corvette adesso può avere anche dei deflector, per esempio. Non possiamo ancora farci nulla, nient'altro. Anomalous surface variable detected. Abbiamo... Oh, abbiamo i missili di seconda. Perfetto. C'è poco da fare. Oh, resti mummificati di un... probabilmente uno dei nostri astronauti terrestri. Construction complete. Assolutamente. Bisogna aumentarle. Augmentations completed. Ma non solo. System survey complete. Costruiamone un po', perché forse è buona cosa iniziare anche... Construction complete. Ecco fatto, a fare un po' di spazio porti per aumentare anche il limite delle navi. Construction complete. Direi che bisogna anche colonizzarlo il prima possibile. Vediamo dove potrebbe andare bene, qui in mezzo. Così ci allarghiamo da questo lato. E la science ship bisogna portarla. System survey complete. Qui. Allora. Oh, Trappist. Construction complete. Dei nostri rivali. Non saprei neanche come definirli per ora. Sono sicuramente negativi. Però sono receptive. A quanto pare sono amichevoli almeno con uno o un altro impero. Quindi c'è qualcuno probabilmente qua, subito dietro di loro. Anche se non l'abbiamo ancora incontrato. System survey complete. Construction complete. Faccio delle... Construction complete. Faccio un po' di truppe difensive su tutti i pianeti. System survey complete. Attenzione. Sì, facciamo la ricerca. Quale prendiamo? Leader più resistenti. Building speed più 20. Siamo in piena
in piena fase costruttiva, quindi andiamo. Beta Aliens, abbiamo incontrato una razza. Artificial Cub Slav of Rock. Oh, l'Alien Mural, sì, me lo ricordo. Allora, rimani qui. Fai Research Project. Planetary settlement procedure initiated. A foreign entity has decrypted our communications. Tecros Continuum. Gestalt Consciousness. Mi sa che A foreign abbiamo. entity has decrypted our communications. Oh, e questi sono degli altri vicini, che sono invece autoritari, xenofili, spiritualisti. Communications alert. Oh mio Dio. Allora, abbiamo trovato un Fallen Empire. Eh sì, questi sono i Fallen Empire. È un Fallen Empire robotico. E al momento è enigmatic. Ovviamente sono devastanti rispetto a noi. Credo che da quel che ho letto dai devlog dovrebbe essere un'intelligenza artificiale difettosa, che ovviamente non riconosce più qual è la sua funzione. Perché il loro mondo dovrebbero avere un Ringworld, eccolo qui, è stato danneggiato ed era un'intelligenza artificiale creata per difendere la galassia, se non sbaglio. E durante il combattimento con un nemico, probabilmente se avete già giocato a Stellaris sapete che tutti i nemici che potete incontrare alla fine sono di fatto po possibili di questa definizione, e ha vinto, ma è stata danneggiata quasi irrimediabilmente. Mentre loro dovrebbero andarci abbastanza a genio. Sono xenofili, non sono fanatici di nulla. Io farei una Special non-aggression qua. project complete. Ah, ecco, abbiamo copiato i murali. Sì, con la science ship direi che è saggio. Controllare bene tutta quest'area di questo sistema qui. Sarebbe comodo avere ad Albadan un frontier outpost, probabilmente. Però guardiamo prima se c'è qualche sistema colonizzabile. Perfetto, hanno detto di sì al non-aggression pact. Come si chiamano poi? Si chiamano gli Yapati. Stellar Industries. Sono sostanzialmente dei CEO di un'industria, però sono anche spiritualisti. Strana come cosa. Mentre questi sono i Gurite, gli Hierarchy. E non andiamo molto a genio, però vanno a genio con gli Apati, quindi c'è un po'. Ma vedremo come andrà. Al momento sono tutti quanti superiori a noi. Ma questo è anche perché noi stiamo passando un sacco di tempo a utilizzare engineering per modificare la nostra specie. Forse è stata una scelta un po' Technological azzardata, ma acquisition successful. finché si è in pace, preferisco utilizzare questo tipo di soluzioni. Facciamo i computer da battaglia, che quindi ci permetteranno di migliorare le navi che già System survey abbiamo. complete. E direi che è il momento di farne un po' di più, a dire il vero. Anche perché dovremmo avere abbastanza risorse da mantenere tutti quanti, almeno per ora. Planetary surface settlement established.
System survey complete. Un'altra anomalia, questa aveva addirittura 0% di possibilità di Construction fallire, per complete. cui non c'è neanche, non c'è neanche il dubbio, direi. Ok. New research, un border range oppure Unity Assembly Plan. Facciamo Unity Assembly Plan, voglio vedere come funziona. Construction complete. Facciamo una mega fattoria. Construction complete. Possiamo Construction aumentare complete. la capitale. Possiamo aumentare qua l'output scientifico, qua possiamo aumentare di tutto. Abbiamo una marea di risorse adesso che siamo partiti veramente sul serio. Abbassare di una la velocità mentre ci approcciamo alla fine di Communications questa board. terza puntata. E per dirvi che, beh, direi che per la Construction prossima volta complete. non mi dispiacerebbe costruire la flotta e provare a fare una guerra System survey contro i complete. Gurait. Qualcosa che mi interesserebbe abbastanza, devo dire. Preparo soltanto le ultime cose prima di salvare e di ringraziarvi per avermi seguito. Mi raccomando, mettete un like al canale, mettete un dislike al video, ma scriveteci eventualmente il perché. Se avete domande, fatemele pure, tenterò di spiegarlo e continueremo la prossima puntata ad esplorare Stellaris Synthetic Dawn con voi. Una buona giornata. Ciao ciao!